queste linee guida sono sicuramente una grossa opportunità e una grossa occasione. Noi la vediamo anche come un'occasione positiva, anche però un rischio per quello che riguarda il nostro settore. Ci vediamo un po' così, visto che sono poi alla fine siamo gli unici che hanno i dati, hanno i metodi, hanno le autorità che li governano, che in effetti fanno il loro mestiere molto bene, non vorremmo essere poi gli unici a pagare, cioè non tanto noi quanto diciamo, i nostri utenti, perché poi noi non facciamo altro che fare le bollette che poi le pagano gli utenti. Ovviamente è molto importante però che questi costi cominciano a venire alla luce, perché secondo me nel settore idrico noi abbiamo già molti costi ambientali, quindi ben venga innanzitutto anche l'iniziativa delle autorità. Intanto cominciamo a vedere quali sono, perché già ce ne sono tanti, e tra l'altro stiamo cominciando solo dai costi operativi, ma poi ci sono i costi di investimento che sono la parte preponderante. E diciamo che è anche perché oltre al fatto di chi li paga, se poi li paga il servizio idrico o li continua a pagare il servizio idrico, anche dei costi che forse potrebbero essere più logicamente addebitati ad altri settori, già la trasparenza penso che sia un primo elemento molto 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 importante. Ben venga poi il lavoro di approfondimento sui canoni, che secondo me è fondamentale, e quindi questo mi ha fatto piacere sapere che questa cosa viene considerata. E quindi il fatto che venga fatto qualcosa a livello nazionale penso che sia molto, molto importante. Un ultimo piccolo tema che non è stato utilizzato, non è stato parlato oggi, è quello del riuso, cioè c'è anche la normativa sul riuso che secondo me andrebbe opportunamente migliorata, perché la risorsa depurata, che fra l'altro per noi gestori è un costo perché ci viene imposto di depurarla a livelli tali che possa essere riutilizzata, però può essere poi effettivamente sfruttata, e quindi deve essere considerata anche come una risorsa disponibile in questi nei ragionamenti che vengono fatti. Poi è molto importante che naturalmente vengano considerati tutti gli usi, soprattutto quando si fanno dei discorsi di disponibilità della risorsa, e anche questi ultimi, che poi, voglio dire, quello che viene messo a carico del servizio idrico sia utilizzato per degli interventi nel settore idrico, cioè la paura che abbiamo, anche c'è già qualche caso, qualche esempio, che da qualche parte si vogliano mettere costi a carico del servizio idrico, magari alla fonte, magari come canoni, magari come tot a metro cubo prelevato, che poi vengono utilizzati per cose che poco hanno a che fare con col settore idrico, non solo potabile ma anche idrico proprio in generale, diciamo. Ultimo punto, le perdite. Sicuramente il fatto di ridurre le perdite può essere una delle misure per la risorsa. Va detto che va fatto nell'ambito di un ragionamento generale, e come giustamente viene un po' raccontato nelle linee guida, quindi non a priori, a ridurre le perdite di tot a priori, ma tutto va fatto riportato alla situazione, a delle analisi economiche, costi benefici che vadano, che tengono conto sia dei costi e dei benefici all'interno del servizio idrico, ma anche all'interno invece di tutta la collettività, quindi poi venga incentivato il servizio idrico. C'è anche un'altra cosa, che è quella della depurazione degli utenti non allacciati, che è un altro problema. Thank you.
no, è quella che però ha creato un grosso problema, perché è vero che era un traffico di vero costo ambientale, costo come costo economico, che veniva internalizzato. E già in qui la parla, quella sentenza della Corte Costituzionale è stata deleteria, in tutti i sensi. Va bene, chiudo perché insomma ringrazio per la gentilezza e poi è un momento di riparlarne magari in altri. Grazie mille, arrivederci.